partire il beneficio, non era stato fatto automaticamente. Avevamo ragione noi, con questo incipit il Movimento 5 Stelle ha vinto un ricorso presentato dal Tribunale di Pesaro per quanto riguarda l'aumento di alcune tariffe dell'acqua retroattive che l'ASET aveva applicato nel 2018. Andrea Serafini, rappresentante territoriale del Movimento, avevate veramente ragione voi? Come i cittadini ricorderanno, ad aprile del 2019, nella bolletta del primo trimestre è arrivato un conguaglio molto sostanzioso per alcuni di essi, derivante dalla rimodulazione della tariffa dell'acqua e da un aumento della stessa tariffa che è stato calcolato in maniera retroattiva e quindi accumulando fin dal 1 gennaio del 2018, quindi cumulando l'importo di un intero anno. Chiaramente noi abbiamo subito rilevato che l'applicazione retroattiva di una tariffa di un servizio pubblico è illegittima. L'unico provvedimento che era stato preso era quello di fare una rateazione, peraltro neanche spontanea, ma i cittadini dovevano recarsi negli uffici dell'ASET per chiedere la rateazione. Quindi alla fine un cittadino, grazie all'assistenza dell'avvocato Matteo Giuliani, che Movimento 5 Stelle e Bene Comune hanno messo a disposizione, ha fatto ricorso al giudice di pace. Questo ricorso è stato vinto. Nonostante ciò, ASET ha fatto ricorso, ha fatto appello al Tribunale di Pesaro e anche il Tribunale di Pesaro ha dato ragione a questo cittadino, per cui adesso è pacifico che i cittadini hanno diritto a un rimborso di quel conguaglio che è stato addebitato illegittimamente nelle bollette dell'acqua e pertanto chiediamo che ASET e il Comune che esercita il controllo su questa società partecipata, soggetta a controllo analogo da parte del Comune, si attivino per spontaneamente rimborsare i cittadini di quanto gli è stato ingiustamente addebitato. Le argomentazioni che hanno così ottenuto il consenso del giudice? Dal punto di vista del diritto è chiaro un principio generale dell'ordinamento, la legge non dispone che per l'avvenire. Quindi in linea generale leggi e regolamenti amministrativi non possono essere applicati retroattivamente. Una norma speciale per quanto riguarda le tariffe e i prezzi pubblici prevede che se approvati entro il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi degli enti locali, le tariffe dei servizi pubblici locali possono avere effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso. Ma in questo caso siamo andati ben oltre il termine, perché il termine era il 31 marzo del 2018 e invece le tariffe sono state approvate a fine anno sostanzialmente. Quindi non c'erano assolutamente i presupposti per questa applicazione retroattiva. Richiediamo dopo 4 anni che i cittadini aspettano veramente al Consiglio Comunale, che è l'organo di indirizzo politico, e all'azienda, ma soprattutto al Consiglio Comunale, di fare finalmente un gesto di sinistra e riconoscere i diritti dei cittadini che sono stati violati. L'ente pubblico deve rispettare in modo assoluto i diritti dei cittadini.